In Nova Fede conosce la seconda vittoria a domicilio e Chievi Vittoria ha spazzato un'altra delle favorite alla vittoria finale, la squadra più forte con nomi altisonanti provenienti da categorie superiori. Dopo il Misano, la giovane band di Giorgi liquida di misura il Gambettola. Unica nota storta l'infortunio per gli ospiti di Sornin Radoi, l'ex Sant'Arcangelo e Folì viene trasportato in ambulanza con la partita che riprenderà dopo circa una mezz'ora di stop. La gara vede un Nova Fede ben equilibrato nei vari reparti, attento alla maggiore qualità degli ospiti che lancio da primo minuto l'ex Santer Mete Bucai, ma sono orfani di bomber Bernacci. I gialloblu impensieriscono la porta di Ambrosini con questa volée dalla distanza di Fria. In noi è arrivato Vucai e decide Rossi di mettersi in mostra, ma la sua conclusione è da dimenticare. Da punizione Gambettola scodella questo pallone nell'area locale, permettendo alla retroguardia del Nova Fete di rifugiarsi in corner. Il Nova Fete replica con questa incursione di Niang, centrocampista, e segue una Veroni che da terra reca qualche problema ad Ambrosini. È la volta di Toromanni che da punizione lascia Ambrosini di sasso, ma la sfera si alza sopra la traversa. I Gambettola nel fine di tempo spreca due occasioni in contropiede, ruba palle e si invola fornendo a Bucai l'assist del 1-0, ma l'ex Sant'Ermite spreca malamente. Sempre in contropiede Salvini tenta il tiro a giro, ma la sfera si spegne al lato con leggera deviazione. Squadra a riposo sullo 0-0. Nella ripresa il Gambettola sfiora la marcatura, Severi centra in linea superiore della porta difesa da Andreani. Poco dopo alto tentativo dalla distanza degli ospiti con conclusione fuori misura, ma al primo vero affondo della ripresa il Nova Fete passa. La punizione di Boschetti viene respinto dalla barriera, l'ex Cattolica recupera la sfera, la scodella al centro dell'area di rigore, dove Vivo sporca la traiettoria infilando Ambrosini. Sarà questo il gol. Partita. Poco dopo succede l'incubo. Si vede dalle mani tra i capelli di Vutai che fa segno a diritto di gara che Radoi è dolorante a terra, gioco sospeso per circa mezz'ora con l'intervento finale della Croce Verde di Nova Fete. Bravi nel frattempo anche i soccorritori della squadra locale che aiutano Radoi rimasto a terra. I minuti finali non riservano particolari emozioni con le squadre che concludono la partita e Nova Fete conquista 3 punti pesantissimi strappando gli applausi dei propri ultras, battendo la più forte del torneo. Il Gambettola dopo lo spunticciolo si blocca nuovamente, ma questa volta raccogliendo 0 punti per il primo KO in stagione.